Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Abbiamo il piacere di ospitare un tecnico estremamente competente per andare un po' a sviscerare tutti i temi relativi al match di domani pomeriggio allo stadio Renzo Barbera, ex tecnico del Brescia, ex tecnico del Novara, mister Alessandro Calori. Mister, grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora mister, lei è un personaggio estremamente attinente, non soltanto in quanto ex allenatore del Brescia, ma anche perché ha affrontato il Palermo in questa stagione col suo Novara, una gara particolarmente tirata che si giocò il 30 di novembre, risolta da una doppietta di Belotti. Ecco, chiaramente c'è stata qualche integrazione col mercato di gennaio per il Palermo, ma l'intelaiatura, l'ossatura della squadra è rimasta tale. Che impressione le ha fatto la squadra di Iachini e quali sono, tra virgolette, i punti di forza e degli elementi magari di criticità che lei ha notato nel corso di quel pomeriggio? Ma sicuramente è una squadra giovane, è una squadra concreta, io ho visto più di qualche partita, è una squadra che è abbastanza solida e poi in alcuni elementi che nella categoria sono giocatori importanti, parlo di centrocampisti ma anche delle due punte, ora è entrato anche Dybala, no? È entrato, sì. Quindi un altro giocatore che si aggiunge a Hernandez e Rafferty, e quindi è una squadra che sta facendo, ha fatto una grande rincorsa, magari non gioca in maniera esaltante, però in questa categoria paga questo tipo di gioco, perché da sostanza proprio porta da punti, che è quello che poi ti conta, perché purtroppo o per fortuna il calcio è così, cioè, bisogna essere concreti e soprattutto avere trovato un equilibrio, ottimo equilibrio con questo sistema di gioco. Poi Iachini, insomma, è un esperto della categoria, è uno che è vincente, sta facendo un altro lavoro importante in quel di Palermo. Allora, ricordo che insomma fu proprio Alen Stefanovic con un paio di spunti estremamente interessanti, direi saltando spesso Roma a mettere un pallone al centro davvero al bacio per il gol di Andrea Belotti. Sia Stefanovic che Lazar dall'altra parte, sull'altra corsia, stanno adesso dando un po' di qualità, di propulsività al Palermo che mancava in precedenza. Ecco, volevo una valutazione su questi due calciatori, in particolare su Lazar, che adesso è il principale competitor di un elemento che lei conosce molto bene come Fabio Daprelà. Sì, in questo sistema di gioco nel 3-5-2 gli esterni sono due pedine fondamentali. Stefanovic sicuramente ha gambe e qualità per fare quel ruolo e sicuramente porta tanta qualità e aggiunge quei metri in avanti che possono fare la differenza. Lazar ha una grandissima corsa, un ragazzo che è a Varese, ha fatto molto bene, sicuramente molto propositivo, ha una grande velocità. Fabio Daprelà è un giocatore, l'ho visto una penultima partita, ha fatto una grande partita, mi ricordo in casa con chi, contro lo Spezia probabilmente. Sì, fece una grandissima partita, insomma ha due alternative, appunto questi due qui che sono due giocatori di livello. E è chiaro che appunto nel 3-5-2 questa gamba importante, qualità tecnica che hanno ambedue, sicuramente è un vantaggio. È un'arma in più che tirato fuori Iachini da questo organico, perché insomma sono. A volte bisogna anche rischiare, a volte ha fatto giocare anche Di Gennaro davanti alla difesa come regista, come play, che sì, potrebbe essere anche quella una soluzione importante. Ci vuole, ecco, sì, è vero, la fisicità, può servire anche la qualità. Ecco mister, le volevo chiedere a proposito di Fabio Daprelà, che sembra particolarmente stimolato dalla concorrenza qualificata di Akraf Lazar, ecco, se è vero quello che si dice quando si traccia un giudizio tecnico nei suoi confronti, ovvero si dice molto disciplinato nella fase di copertura, grande prestanza fisica, un po' timido
nella fase di spinta, nella fase propulsiva. Ecco, è un giudizio che le condivide. Ah, guarda, io l'ho avuto a Brescia come un anno e mezzo, è cresciuto molto, mi hanno fatto anche 4 gol, anche perché è molto bravo nel gioco aereo, ha fatto anche il centrale difensivo nella fase, nella difesa 3. È un giocatore che sì, ha bisogno ancora di trovare la continuità nella spinta, no? Però è uno che sa la fisicità e le caratteristiche per poterlo fare. Chiaro che magari salta l'uomo, ma lo salta con la profondità, cioè con la palla al piede, è uno che può migliorare anche l'inserimento senza palla, ma come ripeto, con me ha fatto anche 4 gol, quindi da esterno, insomma, se va anche messo lì, visto che è cresciuto anche come interpretazione, chiaro che è un giocatore secondo me che si può stare molto bene in una piazza come Palermo. Ecco, una disamina davvero perfetta dal punto di vista tecnico, perché lei ha sottolineato appunto da Prelà va via in progressione con la gamba, ecco, magari la Zarra più qualità sullo stretto, un piede un po' più morbido. Mister, parliamo anche di Enzo Maresca, che è un playmaker che è certamente un lusso in questa categoria. Ecco, si vede che fa la differenza in termini di personalità, di limpidezza nella distribuzione del gioco, ma sta patendo forse un po' il ritmo, l'intensità di questa Serie B. Ecco, è un giocatore che è un po' un intruso in questa categoria? Vedremo il miglior Maresca, il vero Maresca nella massima serie? Cioè, Maresca è un giocatore che c'è una storia importante, nel senso che ha vinto coppe in Spagna, ha giocato in grandi club. Cioè, la Serie B è un campionato diverso, a volte calarsi subito per un giocatore che è abituato a ritmi della Serie A è un po' più difficile, perché spesso sembra un assurdo, no? Se uno è giocato in Serie A, va in Serie B, dovrebbe fare la differenza, ma non è così, e non è per colpa di Maresca, ma perché è proprio la differenza di questa categoria, dove la fisicità, la corsa e la dinamicità è prevalente sulla tecnica, e questo purtroppo o per fortuna, ma è così. E magari quello che Maresca si aspetta, perché dopo quando tu hai il nome si aspettano sempre qualcosa in più, e questo magari se dovesse essere lui a calarsi, però Maresca, insomma, è un giocatore che Iachini conosce bene, quindi lo aspetterà in un momento di che lui quando sarà ambientato nella categoria, insomma, può dare veramente un contributo importante, però purtroppo anche lui comincia a avere i suoi anni, quindi la dinamicità ce ne avrà meno, quindi dovrà fare più la qualità che ne ha tanta. Mister, il roster degli attaccanti del Palermo è veramente importante, Lafferty, Hernandez, Dybala, Belotti. Ecco, per caratteristiche qual è la coppia più affine, più complementare? Ecco, mister Calori, chi schiererebbe? Guardi, a me questo ragazzo Belotti mi piace molto, perché al di là, il ragazzo che ancora era così infortunato, quindi non so se era si è ripreso, però a quella rabbia che a volte fa la differenza, è motivato, a forza, viene dalla categoria inferiore, quindi ha grande motivazione, poi ha grande forza fisica, è uno che non si arrende mai, lotta sempre, e in questa categoria, in questo momento, è un giocatore importante. Hernandez è un peccato che ancora non sia esploso definitivamente, perché tutte quelle caratteristiche per fare veramente la differenza, non solo in Serie B ma in Serie A. Forse se non la fa ancora, sarà forse dentro di sé dovrà trovarsi il motivo, perché però è un peccato, perché non è quello della sua categoria. Raffetti è un giocatore fisico, ha un bel piede, ha struttura, è uno che combatte, crea spazio e può dare soprattutto spazio a chi gioca intorno a lui, perché ha questa struttura importante e mai chi ruota intorno potrebbe avere dei giovamenti. Dybala è un giocatore che è tecnico, qualità, è giovane, potrebbero
sicuramente è stuzzicante, anche anziché giocare due averne anche tre, però io in questo, con l'equilibrio che ha trovato già mister Iachini, è giusto che punti, ecco, all'imbarazzo della scelta, però a tutto questo assortimento che sicuramente è importante. Allora mister, a proposito di Dybala, se dovesse lei ritagliargli un ruolo, perché vediamo che cerca poco la profondità, viene molto incontro, ama svariare, insomma non sembra una prima punta in quanto tale, ecco, forse più un trequartista, un attaccante esterno, come lo cataloga? Sì, a distanza, le poche volte che l'ho analizzato, vedendolo, sì, è un giocatore che magari forse se parte... si convince, che se parte da destra con un mancino che, o con le qualità che può averci, potrebbe essere un giocatore che può, mi piace, preferisco giocare con una palla nei piedi, fra i piedi, più che andare a attaccare la profondità, quanto l'ho visto nelle come caratteristiche, un giocatore che magari trova quello spunto con la palla a piede che può far crearti spazio, perché non uno contro uno ti può saltare l'uomo, è più una seconda punta, se giochi con due punte, perché magari può sfruttare le caratteristiche di una prima punta, quindi girare intorno, oppure creare lui stesso saltando l'uomo, andare a sfruttare lo spazio per poi calciare. Però se parte sulla parte destra, forse è la zona dove preferisce, credo. Allora mister, ci presenta il Brescia, perché lei lo conosce bene, l'ho allenato dal 2011 al 2013, insomma tra l'altro con buoni risultati. Che squadra troverà il Palermo? Innanzitutto una squadra priva di Caracciolo e Ruben Oliveira, che sono due elementi importanti. No, mancherà anche Passi, che è stato preso una squadra, 6 giornate, sì, adesso di Cesare, non so se c'è Budel, non so se rientra, penso di sì Budel. Sì, Budel. Sì, ovviamente è una squadra che quando sono completo è una buona squadra veramente, perché ha esperienza, qualità, insomma sta facendo, ora ha avuto un momento psicologico, forse che ha avuto anche tanto trambusto nel cambio di allenatore, però è una squadra che ha dei valori, non so se Zambelli gioca, anche Zambelli leggevo che forse ha dei problemi. Insomma, hai dei punti di riferimento importanti, dei giovani interessanti come Cragna, 94, che sta facendo un buon campionato, però insomma in questo momento qui psicologicamente è chiaro che il Palermo ha dei vantaggi, è una squadra che fino adesso giocava un 3-5-1-1 inizialmente, e poi si trasformava spesso un 4-3-1-2 con la seconda punta, con questa Soligna che è un giocatore di grande qualità, anche se noi non sembra che esteticamente, però ha delle qualità veramente superiori alla media, che l'ho avuto, l'ho portato io, ragazzo che conosco bene. Caracciolo, chiaro che è un giocatore che lì è importante, però anche Corda, se sta bene, è un altro attaccante, come ha detto, ha fatto 31 gol, mi sembra, 32 gol, sono una prima punta che se sta bene è un giocatore importante. Allora mister, lei prego concluda. No, voglio concludere dicendo che adesso che è andato l'allenatore, visto che l'ultima partita ha giocato con un 4-4-2, quindi è stato un po' rivoluzionato un po' il sistema, quindi saranno diversi, il Palermo affronterà un Brescia con caratteristiche diverse, però gli mancheranno tanti elementi e questo potrebbe condizionare la loro prestazione. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.